Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Nintendo Rincalito Come potete vedere ho per voi la Limited Edition di Pokémon Alpha Sapphire uh, la, Questo gioco mi... cioè, allora, ho già... L'altra versione che è Rubino Omega, però eh, volevo davvero questa versione qua con la Pokéball perché trovo che sia assolutamente stupenda, specialmente perché le Pokéball ormai non, eh, non si riescono a trovare proprio neanche come giocattolo e così via. Um, quindi eh, pensavo che fosse una, una bellissima edizione, però non me la sono comprata subito perché mi sono detto vabbè, ho già Rubino Omega, tanto posso giocarci. Però mh, sia per ragioni... Di collezionismo che anche per il canale YouTube mi sono detto: Ma sì, dai, aspettiamo che magari si abbassa un pochino di prezzo, poi magari me la prendo. Oggi ho trovato un'ottima offerta all'Iper, che è una catena di supermercati e ipermercati. Um, L'ho trovato a ben 10 euro in meno invece che 49 euro a 39 euro, che è un ottimo prezzo. Uh, quindi mi sono detto, ma sì, dai, è una buona occasione! È nuovo, perfetto. E tutto quanto. Ne erano rimasti solamente due di Zaffiro alfa e mi pare 4 di Rubino Omega. Quindi sono andati davvero a Ruba. Uh, e sono davvero contento di essermelo riuscito a prendere a questo buon prezzo, specialmente perché contiene la Pokéball, uh, che contiene schedine 13. E il poster con tutti i Pokémon della regione uh, di Pokémon Zaffiro Alpha e Rubin Omega. Quindi devo dire che è una bella Limited Edition. Quindi andiamo un po' a vedere. Prima la confezione: qua abbiamo uh, il, uh, il simbolo del, uh, del gioco Pokémon Alpha Sapphire. qua abbiamo i tre starter: tre Cotorci e Mudkip qua abbiamo il uh, Pokémon della versione Zaffiro Alpha che è Chiogre. Ah, e qua abbiamo Pikachu, qua si può vedere la Pokéball che tra poco andremo a vedere. Uh, e qua c'è eh, il contenuto della confezione che è il gioco, la Pokéball e il poster con uh, i Pokémon della regione. Qua di fianco abbiamo i due personaggi che è, diciamo amici barra assistenti. Lei è vera e lui non mi ricordo come si chiama perché... Non ho eh, non ho, per, non, cioè, ho scelto il personaggio maschio, quindi uh, ho Vera. Però per il, se si sceglie il personaggio femmina si avrà il ragazzo come compagno di squadra. Uh, qua dietro, vediamo. Uh, poteri, poteri antichi si risvegliano. Uh, inizia la tua avventura Pokémon ora. Beh, non dici niente uh, di particolare. Poi vediamo qua sotto. Uh, pa pa pa. Questo gioco è Pokémon Zaffiro Alpha e si differenzia da Pokémon Rubin Omega per le specie di Pokémon che si possono incontrare e la frequenza con cui appaiono. Perfetto. Uh, Pokémon Zaffiro Alpha è compatibile con Pokémon Rubin Omega, Pokémon X e Pokémon Y e con la banca Pokémon. Questo titolo non consente la comunicazione con altri giochi o, perifer o periferiche Pokémon. Vabbè, uh, giusto qualche informazione. Uh, che io sapevo già ecco questa qua è la porta schedine che vi dicevo uh, può contenere tre, tre schedine che devo dire che um, è davvero molto molto bello e in più il poster quindi direi che uh, senza aspettare altro tempo, andiamo ad aprire la confezione uh, e guardiamo il suo contenuto. Quindi, uh, per fortuna la confezione è in buone condizioni, quindi devo dire che è davvero un'ottima cosa e non c'è per fortuna lo scotch qua che uh, avrebbe rovinato un po' uh, la confezione. Ecco fatto. Ok. oh allora tiriamo fuori prima di tutto questo che non so cosa ah ecco questa qua questo qua è il poster poi abbiamo il gioco eccolo qua bellissimo uh, e poi infine qua abbiamo la pokeball che adesso devo capire come uh, si fa per tirarla fuori ah, si sta Qua. ok perfetto ce l'ho fatta ok molto bello che hanno messo anche lo sfondo che uh, richiama un po' il fondale del mare davvero un'ottima idea quindi uh, vediamo ok qua si apre Devo dire che Nintendo si è davvero impegnata con uh, la confezione. Vediamo. Ok, oh, perfetto. Uh, poi. Ok, <ride> ce l'ho fatta! Perfetto. Quindi questa qua è la nostra pokeball, andiamo a rimuovere il retro ah c'è un, un pezzettino di scotch che noia ecco fatto anche di qua devo dire che è abbastanza semplice rimuoverlo per fortuna ecco fatto perfetto quindi basta rimuovere la parte sul retro, e questa è la nostra Pokéball. Wow! Ah, ma ah, perfetto! Allora è proprio la, il piedistallo, ma la si può tenere anche così e si apre premendo qua. Ah, non, eh. Così, perfetto. E ci sono esattamente tre spazi per uh, le schedine per Nintendo 3DS. Devo dire che è un gadget davvero molto carino, uh, specialmente perché come ho già detto è davvero difficile adesso trovare in commercio le, uh, le Pokéball. Qua c'è scritto Pokémon Omega, Rubino Omega e qua dietro Pokémon Zaffiro Alfa mi pare. Sì, prendilo, 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 non lo prendi, non lo prendi. Ok, sì, esatto. Qua c'è Alpha Sapphire e dall'altro lato Rubino Omega, quindi ah, ce n'è per tutti, mettiamola così. Ah, perfetto, quindi eh, questa qua quindi è la Pokéball, per mettere dentro i giochi si può decidere quale lato uh, lasciare. Spostiamo tutto questo cartone. La si appoggia sopra e il gioco è fatto davvero molto carino. Poi, qua c'è un piccolo libricino con uh, di fare attenzione che ci sono delle parti piccole e basta perfetto. Che okay, io inserisco qua dentro e basta. Fantastico, quindi adesso facciamo così. Prima apriamo il gioco che non ha eh, il, um, diciamo, la pellicola protettiva, è già aperto. Quindi lo si può benissimo aprire così. Perfetto. Quindi, questa qua è la schedina Zaffiro Alfa. E qua abbiamo alcuni libretti manuali. Esatto. Eh, queste qua sono le informazioni importanti. Questi qua sono. Sempre informazioni importanti, poi qua abbiamo una piccola brochure uh, dell'interno 3DS, i giochi che si possono avere. Da questo lato invece c'è uh, il manuale per il software perfetto. Bene, quindi questa qua è la schedina, niente di particolare. Qua dietro abbiamo. Uh, pa pa pa. I Vaboi Poteri Antichi si risvegliano, quindi è più o meno eh, la stessa cosa che abbiamo letto sul retro e basta, niente di particolare. Adesso però vediamo la parte che mi interessa uh, veramente, che è questo poster, che sono davvero curioso di vedere com'è. Quindi spostiamo la Pokéball qua, il gioco lo mettiamo qua e vediamo com'è fatto questo poster, che sarà abbastanza grande. Ah no, beh. Quindi, vediamo... apriamo oh che bello allora quindi si sì, sono proprio tutti i pokemon della regione quindi vediamo numero 22 aspettate noi non ce la faccio a farvelo vedere più vicino. Qua c'è scritto inglese, italiano, spagnolo, eh, inglese, italiano e spagnolo sono i nomi in blu, francese sono i nomi in rosso, e tedesco sono i nomi in verde. Quindi, è giusto per uh, far riconoscere in quale lingua uh, sono i diversi nomi. Quindi. Ecco, facciamo, facciamo così che siamo più comodi. Quindi ovviamente i primi Pokémon sono gli starter, quindi abbiamo uh, Treco, Grovil e Sceptile, Torchic, Combustion e Blaziken, Mudcap, Marstomp e Swampert. Poi abbiamo Pukiena, Maitiena, poi iniziano tutti quanti i Pokémon, fino a qua sotto... Esattamente qua dove si inizia con i Pokémon leggendari. Quindi abbiamo Regiroc, Regis e Registil, Latias e Latios, che dipende quindi dalla versione di Pokémon che si ha. Se sia uh, Zafiro Alpha si avrà Latias, e se sia Rubino Omega si avrà Latios. Poi c'è uh, i nostri amati Chiogre e uh, Graudon, Raiquaza, Giraci, e alla fine Deoxys che è l'ultimo Pokémon uh, della regione. Quindi ovviamente uh, questo poster non comprende tutti i Pokémon uh, delle, delle altre regioni, uh, però diciamo che sono tutti i Pokémon della regione di Hoenn, oh, mi pare che sia ambientato qua. No, Kalos, scusatemi. Oh, non mi ricordo. In che, in che regione è che è aumentato? In questo momento non, non mi viene il nome. Um, però vabbè sicuramente sarà uno di questi due. Scusatemi ma è un po' che non ci gioco quindi uh, sono, devo, devo recuperare un pochino. Va bene? Uh, quindi devo dire che è davvero bellissimo questo poster. Adesso mettiamo sopra il gioco e la Pokéball così possiamo... Mettere tutto così perfetto, beh, devo dire che comunque questa confezione, a parte che ha uh, questa limited edition, a parte che l'ho acquistata con uh, 10 euro di sconto, oltre, uh, oltre a ciò, comunque è una bellissima collector's che ha tante cose. Il poster mi piace davvero tanto, infatti, penso che. Uh, Prima o poi deciderò di incorniciarlo perché è davvero molto bello e speravo magari fosse a doppio lato che magari sul retro ci fosse il poster vero e proprio, però uh, c'è proprio del... Um, ehm. Di entrambi e chiogre, uh, magari un poster uh, bello, però vabbè, mi piace un sacco anche questo qua con tutti i Pokémon uh, che fanno parte di questa regione. Bene, quindi uh, mi piace davvero un sacco questa Collectors Edition e spero che vi piaccia anche a voi. Se è così, lasciate un bel mi piace. Uh, se vi è piaciuto, vi ricordo di uh, lasciare commenti con consigli, domande, opinioni, tutto quello che volete. Uh, a proposito... Qua ho un bel po' di codicini di Mew da regalarvi. Quindi, se voi li volete vincere, vi ricordo di lasciare mi piace. Alla pagina Facebook che si chiama Nintendare Incallito, si chiama allo stesso modo uh, quando raggiungeremo i 20 iscritti, uh, i 20 mi piace alla pagina. Vi regalerò uno di questi codici. Quindi mi raccomando, fate in fretta perché scadono il 24 febbraio, quindi mancano solo 5 giorni. Quindi mi raccomando, se li volete uh, vincere, uh, lasciate il mi piace alla pagina Facebook Nintendare Incallito e iscrivetevi al canale così potrete seguirmi anche nei prossimi video. Quindi mi raccomando, fate così. Almeno così riusciamo ad arrivare. A L'evento il like, che è esattamente il numero del ventesimo anniversario dei Pokémon. Quindi devo dire che uh, quest'anno sto, um, sto festeggiando abbastanza bene l'anniversario dei Pokémon, avendo sia rubino Omega che Zaffiro Alfa. Quindi devo dire che è davvero molto bello. Va bene, quindi vi ringrazio di aver guardato questa puntata, vi ricordo di lasciare mi piace, anzi tutta questa parte qua l'ho già letta, quindi vabbè, uh, riascoltate il punto dove ho già detto tutte queste cose e uh, ci vediamo alla prossima puntata di Nintendo Callito, ciao!